sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Buonasera da Venezia, dalla redazione di PianetaOggiTV.net. Sono le 19.01, prima di dare la linea a Treviso, a Radio Science. Tra l'altro saluto la regia centrale, che è rappresentata poi dall'editore di RST Radio Science TV, vale a dire a Rosario Moreno. Auguro un buon lavoro. Dunque, iniziamo, dicevo, con uno sguardo alle notizie, quelle top, diciamo quelle più importanti. Ci spostiamo subito in centro Italia, nel Lazio, precisamente alle porte di Roma. Un pullman scolastico con a bordo bambini francesi diretti in gita verso Napoli è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla A1 in direzione sud. Siamo praticamente alle porte di Roma. Cinque bambini tra i 10 e gli 11 anni e un adulto sono rimasti feriti. Praticamente nessuno è grave. Com'è successo? Che un tir ha tamponato il pullman con i bambini a bordo, facendolo addirittura ribaltare. Nell'urto i viaggiatori sono stati sbalzati all'interno del mezzo e hanno riportato diversi traumi. Si ripresenta il problema di troppi tir nelle autostrade. Le politiche sagge dicono di assorbire questo traffico pesante sui binari sui binari delle nostre ferrovie. Allora adesso giriamo pagina, e in questo modo abbiamo anche una diminuzione dell'inquinamento nell'ambiente, in modo particolare nella Valpadana. Veniamo adesso alle nostre notizie della testata, quello che troverete sulla home page. Dunque, innanzitutto, a taglio primo, un comunicato stampa della OIPA, che ricordiamo che è un'organizzazione, OIPA Italia Onlus, un'organizzazione internazionale per quanto riguarda la protezione degli animali. Dunque, cagnolina uccisa a calci a Salerno 2 anni dopo la denuncia dell'OIPA e delle altre associazioni animaliste. Arriva la condanna per il proprietario e autore del terribile gesto. 2 anni sarebbero anche pochi, aggiunge il sottoscritto. Si prosegue, abbiamo la rubrica di approfondimento giornalistico dal titolo La Freccia, curata da Margherita Furlan, giornalista indipendente di Roma. E qui abbiamo una intervista a Giulietto Chiesa, dal titolo Il muro di Berlino. Il muro di Berlino costituisce la metafora e la sintesi dell'intera guerra fredda, è uno dei principali fondamenti della sconfitta definitiva del socialismo reale di fronte alla straordinaria capacità affabulatrice del capitalismo nella sua fase matura. Ma il muro segna anche, al tempo stesso, l'inizio della manipolazione di massa in forme nuove rispetto al passato e il mutamento radicale delle stesse forme della competizione geopolitica. Quindi potete seguire questa importante intervista. Poi subito, siamo sempre a taglio primo, abbiamo un articolo molto importante, Our Voice in Argentina, le madri dei desaparecidos che non si arrendono. E qui potete appunto leggere e approfondire, molto, molto interessante, sono tutti questi olocausti maledetti che purtroppo il pianeta Terra ha visto, che mai più una cosa del genere. Poi abbiamo il nostro settimanale, Pianeta Oggi Report, che come sapete va in onda sulla rete del digitale terrestre da Gorizia fino a Palermo, non solo in televisione ma anche in versione radiofonica, inclusa l'emittente AM Radio Diffusione Europea di Trieste, oltre che naturalmente a Radio Science, dove ci state in questo momento ascoltando. Dunque qui abbiamo l'arte per la tutela dell'ambiente, da Pordenone Centro, intervista all'artista Gabriella Gonnella con Cristina Gattel, in collaborazione con il circuito interregionale, e qui si parla praticamente di tutelare gli alberi
del quartiere dove queste artiste abitano. Praticamente sono degli alberi che sono sviluppati un po' troppo, danno fastidio al passaggio nel marciapiede per quanto riguarda i passanti, quindi l'amministrazione ha deciso di segarli, ecco, di fatto. Qui abbiamo allora queste artiste che cercano, diciamo, di come dire, evitare che succeda o comunque limitare questo sfoltimento degli alberi. Come sapete, altresì, mai come in questo periodo abbiamo un forte inquinamento nelle città del nord Italia, quindi l'albero, che è il filtro naturale, sarebbe bene rinforzarlo piuttosto che segarlo via. Comunque, poi ancora andando a taglio medio, abbiamo seminario antimafia in Argentina. Poi ancora andiamo avanti, abbiamo un'altra rubrica di Margherita Furlana dal titolo La freccia, chi ha paura della Cina? Quindi potete cliccare e seguire. Poi abbiamo, a proposito di olocausti, eccetera, abbiamo tre speciali che il sottoscritto ha curato, tre speciali di Pianeta Oggi Reporter dedicati all'orrore delle foibe. Potete ascoltare alcune drammatiche testimonianze. Bene, vi segnalo a proposito del nostro settimanale, prossimamente verrà pubblicato il prossimo, che attualmente sta andando in onda sul digitale terrestre, sulla rete in FM stereo AM e appunto digitale terrestre, che tratterà di soldi, inganni e truffe, con l'intervista esclusiva al dottor Elio Alexander De Grandi, raggiunto in occasione di un convegno che si era tenuto nell'Interveneziano, in località Favaro Veneto. Siamo praticamente a pochi passi da Venezia. 19.07 è tutto da Venezia, linea che torna a Radio Sirius per la trasmissione Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. La parola dunque a Albiano Appi, prego, a voi. Grazie Massimo e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Questa sera abbiamo come ospite Aaron Pettinari, che è caporedattore della rivista Antimafia 2000. Era un poco che non ci sentivamo, Aaron, e molte grazie per aver accolto il nostro invito. Buonasera, buonasera Alviano, tutta quanta la squadra lì presente. Ecco, allora Aaron, io ti ho invitato perché da pochi giorni, il 25 marzo scorso, è stato fatto in Argentina, a Buenos Aires, un importantissimo seminario antimafia, diciamo italo-argentino, che ha visto la partecipazione sia del commissario antimafia De Rao che di Antonino Di Matteo, nonché anche del direttore della tua rivista Giorgio Bongiovanni, non come relatore, ma comunque è stato presente, ha fatto impegnative domande, da quanto abbiamo avuto modo di sentire, e con gli ascoltatori volevo condividere un poco i risultati che ci sono stati di questo importante incontro, che aiuta a capire un poco la necessità di operare a livello sinergico internazionale davanti alle azioni della criminalità che lei stessa lavora su questo piano. A te la parola per dirci quali sono i risultati più importanti di questo seminario. Ma innanzitutto, grazie ancora appunto per avermi invitato ad essere con voi questa sera. Il seminario ha avuto sicuramente un eco importante in Sud America, in particolare appunto in Argentina, in quanto era la prima volta dopo tanto tempo che si riunivano, o meglio, che si organizzava un evento di questa portata per discutere in materia di mafia, antimafia, criminalità organizzate e in qualche maniera scambiare anche quelle che sono le esperienze tra diciamo i due paesi, sia dal punto di vista del contrasto, ma anche dal punto di vista proprio del studio del fenomeno,
E questo è stato fatto sotto vari punti di vista, sia quello giudiziario, quindi appunto con la presenza, come hai già ricordato, del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Rao, ma anche il sostituto procuratore nazionale Nino Di Matteo, che tra l'altro era anche accompagnato da altri magistrati, penso a Elisabetta Pugliese o Cesare Sirignano o Michele Del Prete. Loro in particolare hanno dato il principale, diciamo, contributo dal punto di vista dello studio del fenomeno, ma anche della forma di contrasto nel nostro paese, per far comprendere al meglio il paese latinoamericano, come che sicuramente del resto il nostro Stato è all'avanguardia per quanto riguarda la lotta alla mafia. Questo perché ahi noi abbiamo questo triste primato di conoscere questo fenomeno che ha origine proprio nel nostro paese, e l'abbiamo conosciuto nella sua forma anche più violenta. Ricordiamo che da 163 anni ormai esiste la mafia nel nostro paese, e un fenomeno che ha mostrato il lato peggiore di sé, non solo dal punto di vista affaristico, ma anche proprio eliminando, sterminando sia mafiosi che magistrati, membri della società civile, giornalisti, politici. E mai nella storia, in nessun luogo della storia del mondo si ha una criminalità organizzata che presenta questo tipo di strutture e di forme. Oltre a questo dobbiamo aggiungere anche appunto il lato economico-finanziario, che addetta dai molti addetti ai lavori ricordano che le nostre criminalità organizzate fino agli anni 70-80, Cosa Nostra, oggi quel monopolio ce l'ha l'Ndrangheta. Per quanto riguarda il traffico internazionale di stupefacenti, sono appunto l'elite del narcotraffico, che si appoggiano proprio, tra l'altro, e anche qui diventa importante lo scambio di informazioni, proprio perché è noto come i canali dell'approvvigionamento della droga, dello stupefacente da parte delle nostre mafie avviene soprattutto in Latino America, e i porti da cui partono vanno dalla Colombia, vanno dal Venezuela, all'Uruguay, all'Argentina stessa. Quindi per questo è stato sicuramente importante confrontarsi su queste materie, per cercare di capire come è anche possibile contrastare uniformemente queste organizzazioni criminali, perché poi appunto la droga parte dal Sud America, arriva fino ai nostri porti, in particolare quello di Gioia Tauro, e poi viene smerciata in tutto quanto l'Occidente. Questo dimostra quanto è grave, insomma, la situazione da questo punto di vista. Sì, e senti, tra l'altro è emerso un poco il fatto che la nostra mafia, l'Ndrangheta, la mafia in Sud America godono di grande fiducia. Ci sono addirittura partite di droga che vengono affidate senza aver ricevuto in cambio già il pagamento, e adesso la mafia intende spostarsi anche ad Oriente. È veramente così forte? Beh, questo è quello che ci dicono le indagini, quello che ci dicono i collaboratori di giustizia, quello che ci dicono appunto lo studio di questo fenomeno. Per quanto riguarda la nostra criminalità organizzata, quella calabrese ha una forza in questo momento senza pari, per varie motivazioni. Si è sostituita a Cosa Nostra. Cosa Nostra negli anni fino agli anni 80 comunque aveva il controllo del traffico di stupefacenti a livello internazionale, poi ha ceduto il passo all'Ndrangheta calabrese, che è stata capace di non solo infiltrarsi negli altri stati, ma proprio insediarsi con i propri uomini all'interno di questi stati, e quindi gestire in maniera diretta, con il canale diretto con il narcotrafficante, acquisire un'affidabilità che altri non hanno, affidabilità dovuta alle grandi e ingenti quantitativi di denaro che hanno a propria disposizione, affidabilità nel fatto che non ci sono, è molto difficile avere
all'interno della Calabria, per esempio, o dei calabresi, nella criminalità calabrese, avere dei collaboratori di giustizia. Quindi c'è anche affidabilità dal punto di vista delle mancate collaborazioni, delle mancate informazioni che eventualmente gli organi giudiziari possono eventualmente avere su certi tipi di canali. Hanno un'affidabilità nel pagamento, e quindi le partite di droga possono essere reperite facilmente e pagate a posteriori. Questo, la droga poi, tra l'altro, che arriva sulle nostre piazze, tra virgolette, nostre tra virgolette, produce ingenti guadagni. Se si pensa che la stessa, quella che viene smerciata non è per esempio cocaina pura al 100%, ma è sempre cocaina tagliata, e quindi di volta in volta il valore viene addirittura raddoppiato, triplicato a seconda delle varie situazioni, e si trova anche a bassissimo costo. Questo porta a dei veri e propri drammi, perché incide ovviamente sia sul piano economico del nostro paese, ma incide anche sul piano della salute del nostro stesso paese, perché sempre più spesso, con i prezzi che sono di ribasso, è sempre più facile raggiungere la droga anche da parte dei giovani, soprattutto. Quindi questo è quello, l'aspetto più preoccupante da questo punto di vista. Certo. Senti, nel corso del seminario è stata fatta anche una proposta da un deputato argentino, Fernando Iglesias, di formare una specie di corte penale latinoamericana e dei Caraibi. Però ci sono state anche delle, diciamo, questa proposta presenta anche dei lati così un po' deboli. Se ce ne puoi parlare, perché so che il direttore Giorgio Bongiovanni, il direttore della tua rivista, ha discusso un poco di questo progetto, presentandone i lati più deboli. Beh, chiaramente il progetto è sicuramente interessante, perché comunque creare una corte penale latinoamericana potrebbe avere una sua importanza, ma è come se noi ragionassimo in Europa con una corte europea. Per esempio, per quanto riguarda l'Europa, ci sarebbe un problema, perché per avere una corte europea che indaghi in materia di mafia bisognerebbe innanzitutto che tutti quanti i paesi si adeguassero con le stesse normative di legge. E questo spesso non accade, non è così nei vari territori, nei vari paesi. Infatti, se ci sono delle difficoltà nelle indagini, al di là delle cooperazioni internazionali, che ci sono ovviamente, un grande problema è proprio che, per esempio, il reato di associazione mafiosa non è riconosciuto negli altri stati. Per fare un esempio, una questione tanto grave che addirittura la Corte Europea di Strasburgo si permette ogni tanto di intervenire e dire che l'Italia, per esempio, deve adeguarsi sulla vicenda Contrada, il concorso esterno in associazione mafiosa o D'Affini. Loro ovviamente parlano, non sanno, non conoscono quanto grave, quanto certi reati poi dopo influiscono proprio negli stati. Bisognerebbe che ogni stato si adeguasse o capisca la portata e la gravità di questa situazione. In Argentina, o comunque il problema forte che c'è in Latino America, è che molto i giudici vengono nominati, i giudici eletti sono nominati nella corte penale, e in Argentina però la maggioranza vengono nominati dalla politica, dal Presidente della Repubblica, dalla Capitale Federale, e questo porta, diciamo, a una stretta relazione nel rapporto tra politica e magistratura. Quindi questo è un pochino un problema, perché come fa poi dopo colui che il procuratore
che è stato eletto dalla politica a indagare sulla politica stessa ed eventualmente i suoi politici che l'hanno eletto, se fanno un reato, commettono un reato, per perseguirli, sarebbe veramente indipendente? Queste sono le domande che in qualche maniera... La nostra Costituzione ci mette un po' al riparo effettivamente da questo problema. Questo è vero, per quanto riguarda l'Italia ci mette al riparo perché l'autonomia e l'indipendenza della magistratura è riconosciuta dalla nostra Costituzione, ma in questi anni abbiamo assistito più volte alle ingerenze della politica proprio sia sul CSM che in materia appunto, oltre che in materia delle leggi. Comunque il CSM ha delle forti componenti politiche che hanno purtroppo oggi un peso rilevante, e questo, come più volte viene stato denunciato anche da diversi addetti ai lavori, porta anche a un'ingerenza molto molto forte. Poi dopo le nomine stesse dei vertici della magistratura, per esempio nei ruoli in particolare dirigenziali, o comunque rischiano di essere in qualche maniera a beneficiare, diciamo, dell'apporto, dell'indirizzo politico, ecco, diciamo così. Certo. Senti, il sostituto procuratore nazionale antimafia Di Matteo ha avuto modo di fare un lungo intervento e ha sottolineato come, l'avevi già anticipato tu prima, la legislazione antimafia italiana probabilmente, senza dover essere orgogliosi di questo, perché sappiamo che è una cosa che questa finitezza è stata pagata con moltissimo sangue, lui dice che noi abbiamo forse la legislazione più completa e che dovrebbe essere anche copiata per molti aspetti dagli altri paesi. Quali sono i punti di forza, secondo te, di questa legislazione italiana? Beh, come dicevo prima, gli altri stati non hanno il reato di associazione mafiosa. Noi questo reato lo prevediamo dal 1982, ovvero dopo la morte di Piersanti Mattarella, Pio La Torre, tanto che la legge porta il nome La Rognoni-La Torre, di fatto ha portato all'entrata in vigore del reato di associazione mafiosa e in materia di sequestro beni. Questo è stata già una rivoluzione, quindi se noi che dall'82 comunque arriviamo a prevedere questo tipo di reato, che poi dopo nel corso del tempo abbiamo sviluppato in altre forme, penso ai reati di voto di scambio, e quindi 416 ter, scambio politico-mafioso, poi penso al reato di concorso esterno in associazione mafiosa che viene riconosciuto, il fatto appunto del, già detto, del sequestro di beni, delle confische, che poi dopo è uno dei punti chiave che ha portato la lotta alla mafia a essere all'avanguardia nel nostro paese rispetto ad altri stati, tanto che all'estero è molto difficile, cioè non si sentono sequestri di beni all'estero. I sequestri di beni sono quasi tutti quanti nel nostro paese, proprio perché nel nostro paese sono riconosciuti, all'estero no. C'è il piano. Non dobbiamo dimenticare, per esempio, che anche le leggi per quanto riguarda i pentiti, i collaboratori di giustizia, che sono state, o anche il 41 bis, la forma, il carcere duro, che tutte leggi che entrano in vigore dopo la morte di Falcone e Borsellino nel 1992 e che, non dobbiamo mai dimenticare, sono molto in vise a Cosa Nostra. Cosa Nostra, infatti, avvierà quella campagna stragista, sì, per vendetta in qualche maniera per quello che c'era stato con il maxi processo, ma anche per cambiare le carte in tavola, nuovi accordi politici
sul tavolo, diciamo, delle proposte che venivano avanzate sul piatto per smettere con le stragi, c'era proprio il discorso di togliere l'ergastolo, togliere il 41 bis, il carcere duro, rivedere la legge sui pentiti, rivedere la legge sul sequestro di beni, insomma, quindi questi sono gli elementi principali che ci portano oggi a noi ad essere assolutamente all'avanguardia nel contrasto, tanto che comunque dobbiamo dirlo, in questi 25-26 anni che sono stati dalle stragi, comunque le mafie, che continuano ancora a esistere, comunque hanno subito anche dei colpi. Certo. Senti, il direttore della rivista Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni, che penso si trovi ancora in Sud America, ha avuto anche l'opportunità di un'intervista alla TV nazionale argentina, cose che bisogna dire qui difficilmente succedono. Gli argomenti, questo tipo di argomenti, la criminalità, specialmente a certi livelli, passa veramente sottotono. Beh, diciamo che ha avuto un'importante intervista. Il tema un poco è stato i sistemi criminali mondiali, e Bongiovanni ha detto un'affermazione piuttosto forte, ma che serve, per chi ci ascolta, a capire le logiche all'interno delle quali la popolazione quasi in modo inconsapevole vive. Cioè, lui dice che grandi nazioni mondiali usano la criminalità organizzata tramite i servizi per i lavori sporchi. Ecco, è un'affermazione forte che comunque trova, secondo te, delle prove comprovate? Ci sono dei riscontri importanti a quanto dice il direttore Bongiovanni? Io ritengo una cosa molto semplice. Innanzitutto condivido questo tipo di analisi, perché noi dobbiamo partire dalla domanda che ci siamo fatti prima, ovvero perché siamo di fronte a un fenomeno che da 163 anni si combatte, o presumibilmente si combatte, però ancora non si vince. Partendo da questa domanda, da questo presupposto, dobbiamo cercare di capire e comprendere che tipo di fenomeno abbiamo di fronte. Ci sono elementi nel corso di questi anni, che abbiamo avuto nel corso di questi anni, che hanno mostrato un rapporto tra la mafia e le nostre istituzioni, un rapporto che in qualche maniera ha avuto luogo sin dagli albori della nostra Repubblica. Quindi parliamo, per esempio, la strage di Stato, la prima strage di Stato è stata quella di Portella della Ginestra. Quindi da Portella della Ginestra in poi abbiamo tutta una serie di grandi misteri dove si intrecciano varie forze, dove molto spesso anche la criminalità organizzata è stata presente, è stata coinvolta e ha avuto quindi una sorta di utilizzo come braccio armato. Ci sono delle verità scomode che non si vogliono far sapere, ci sono dei coinvolgimenti anche di pezzi delle istituzioni, o pezzi delle istituzioni deviate, qualsivoglia parlare, che ci portano a pensare appunto di questo coinvolgimento o utilizzo delle mafie per fare quei lavori sporchi di qui sopra. Per fare un esempio più eclatante, per cui oggi c'è comunque anche un processo a Caltanissetta per depistaggio, per esempio sulla strage di Via D'Amelio,
per fare un esempio, tra l'altro noi di Antimafia 2000 abbiamo in qualche maniera collaborato per quanto riguarda l'indagine, l'avvio delle indagini sull'agenda rossa, sulla sparizione dell'agenda rossa, rinvenendo una fotografia, facendo ritrovare una fotografia perlomeno dove c'era un uomo dei carabinieri con in mano la borsa di Paolo Borsellino. Ecco appunto, proprio lì è qui il punto, è la mafia che ha messo la bomba, ma è un uomo di Stato che in qualche maniera si allontana con la borsa di Paolo Borsellino e guarda caso da quel momento in poi, o comunque in quei minuti, in quei secondi, in quel giorno, accade che l'agenda rossa di Paolo Borsellino, dove il giudice scriveva sulle sue indagini, le sue considerazioni, i suoi appunti, prendeva appunti, è scomparsa. Questo è per fare un esempio, ma ce ne possono essere tanti altri. Sono uomini di Stato che hanno fatto sparire gli appunti dall'ufficio di Giovanni Falcone all'ufficio affari penali, perché certo non entrano i mafiosi lì dentro e manomettono i dati del computer, certo non entrano i mafiosi in prefettura a Palermo quando per svaligiare, o meglio svuotare, la cassaforte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, sono mafiosi che hanno messo l'esplosivo del giudice Carlo Palermo, tra l'altro presto ci sarà anche una conferenza, tra l'altro lì dalle parti vostre in questa settimana, con il giudice Carlo Palermo, che è stato colpito a Pizzo Lungo, praticamente ormai abbiamo proprio commemorato lo scorso 2 aprile quell'attentato, 34 anni sono passati da quella mattina del 2 aprile dove morirono Barbara Rizzo e i due gemellini Giuseppe e Salvatore Asta, vittime innocenti, perché l'obiettivo era colpire il giudice Carlo Palermo. La mafia colpisce il giudice Carlo Palermo che si era insediato appena un mese prima. Allora, è possibile che è solo la mafia che colpisce il giudice Carlo Palermo, che è appena arrivato, neanche ha iniziato a lavorare contro Cosa Nostra? C'è qualcosa di più, evidentemente qualcosa che legava quello che avrebbe potuto scoprire a Trapani con quello che aveva già scoperto quando si trovava a essere giudice nel Nord Italia, che indagava sul traffico di armi e di stupefacenti, tra l'altro. Aveva scoperto queste cose quando lavorava a Trento. E insomma, queste sono le verità scomode, o meglio, gli elementi di prova che poi ci portano a dire, a definire che in qualche maniera le nostre istituzioni o pezzi deviati di Stato o anche gli Stati stessi adoperino utilizzando queste criminalità organizzate per fare affari o anche a muovere dei propri interessi. Concludo questo ragionamento facendo un'altra riflessione. Dal 2014 l'Europa ci chiede di inserire all'interno del nostro PIL il traffico di stupefacenti e la prostituzione. Se questo è vero, come è vero, questo ci potrebbe dare la dimostrazione del motivo per cui le nostre mafie ancora oggi non sono sconfitte, perché servono al mantenimento della nostra economia, servono al mantenimento del nostro prodotto interno lordo, ad avere qualche segno magari più positivo rispetto a quello che in realtà non avremmo se non consideriamo anche questi dati e questi calcoli. Questa è una cosa drammatica che ci deve assolutamente far riflettere, secondo me. Sì, e diciamo che servono forse anche, io aggiungo una piccola cosa a questo, a questa forte argomentazione che hai fatto tu, servono un poco anche a tenere sotto controllo i cittadini quando le nazioni, i cittadini stessi, riescono ad elaborare delle situazioni politiche che sono un poco contro i grandi potentati internazionali. Voglio
ricordare un poco che il caso Moro ha visto anche questo, la presenza un po' dei servizi segreti italiani, che in qualche modo hanno un controllo dei servizi segreti americani dalla CIA, e possiamo ricordare che Kissinger stesso aveva un po' minacciato Moro di non perseguire la strada di quelle convergenze parallele con il Partito Comunista di Berlinguer a suo tempo, e anche qua ci sono delle tracce dei servizi che fanno pensare come i popoli alla fine non siano così liberi di indirizzare i loro destini, e che quindi ci siano proprio dei poteri molto grandi dietro, che invece vogliono dettare un'agenda diversa. Senti, io so anche che c'è un processo sul depistaggio di via D'Amelio, è stato interrogato ciò che stavi facendo tu proprio un momento fa sulla presenza dei servizi, che lì ci sono, è stato richiesto la presenza dei servizi, perché Contrada era il numero 3 del SISDE, se non mi ricordo male. Assolutamente sì, era il numero 3 del SISDE. La cosa grave di quella situazione è che per indagare sul un minuto dopo la strage, sia da un minuto dopo la strage, è stato chiesto al servizio segreto SISDE contribuire alle indagini sulla strage. Un fatto anomalo, perché i servizi non possono fare questo tipo di indagini, loro il massimo che possono fare è a livello informativo eventualmente, ma non possono entrare a pieno titolo nelle indagini. Ci sono delle anomalie che sono state espresse anche nel corso del Borsellino Quater, sono emerse nel corso del Borsellino Quater, per esempio delle informative dei servizi. In particolare una delle prime settimane di agosto, del 13 agosto se non erro, del 92, praticamente il centro SISDE di Palermo comunica alla direzione SISDE di Roma che ci sono la Polizia di Stato avrebbe appreso in via ufficiosa degli elementi significativi informativi in merito al luogo in cui era stata parcheggiata l'autobomba, prima, dove era stata ricoverata, diciamo, l'auto prima di essere portata nel luogo dove viveva la madre del giudice Borsellino. Quindi proprio anche per individuare, con indicazione anche per individuare gli autori del furto della macchina. Queste cose qui, il 13 agosto del 92, non erano assolutamente emerse dal punto di vista investigativo, o meglio, non si sapevano. La verità che era stata portata avanti nel 1992, cioè le persone che si erano autoaccusate di furto verranno arrestate solamente i primi di settembre, quindi a quella data questo tipo di informazioni che aveva il SISDE e che presumibilmente aveva qualcuno all'interno della polizia, leggendo questa nota, erano ben lontane da quelle informazioni che poi si sapranno successivamente. Guarda caso, è altrettanto inquietante che i falsi pentiti che verranno imboccati, in particolare Vincenzo Scarantino, su quella strage, diranno delle grandi falsità, ma diranno anche grandi elementi di verità su alcuni aspetti che hanno riguardato la strage. Quindi c'è questa mescolanza tra il vero e il falso che ha contribuito a creare il depistaggio di cui oggi tanto si parla, di cui oggi si cerca di ricostruire i pezzi, e che vede imputati tra l'altro dei poliziotti i tre poliziotti imputati per questa accusa di aver favorito di calunnia aggravata per aver favorito Cosa Nostra. Sì,
Senti, c'è un altro processo in piedi che ci dice quanto la legislazione antimafia effettivamente abbia dei tasselli importanti, in questo caso quello la legislazione sui collaboratori e sui pentiti. C'è il processo nel quale si sta ascoltando Maurizio Avola, che è un pentito di mafia, sul ruolo di Messina Denaro, Matteo Messina Denaro, su degli omicidi eccellenti. Sì. Sono delle, no, quello che ti chiedo, Avola sta dicendo delle cose che non aveva mai detto prima, eppure saranno 20 anni che Avola aveva cominciato a parlare, si era pentito. Come mai vengono fuori delle informazioni adesso? Ma a detta di Avola, perché ci sono, in questi 20 anni ha maturato l'idea di sciogliere le riserve che lui aveva su alcune cose che aveva saputo, che sapeva, e in quanto che si era tenuto per sé per tanto tempo, in quanto temeva questa figura di Matteo Messina Denaro e queste, soprattutto in particolare i suoi collegamenti con il mondo della massoneria ed anche dei servizi appunto deviati, i servizi di sicurezza. Questo è quanto dice Avola. Noi in questo momento possiamo far altro che cogliere il dato che lui sta tornando a parlare alle procure d'Italia. Ovviamente le sue dichiarazioni devono essere riscontrate e riscontrabili. Per esempio, ha dato un contributo importante per il ritrovamento di un fucile che presumibilmente è stato usato per uccidere il giudice Antonino Scopelliti. Ci sono degli accertamenti tecnici che si stanno facendo, degli esami che si stanno facendo su questo fucile. Quindi attenderemo e aspetteremo per capire se effettivamente quello è il fucile giusto. Certo, lascia un pochettino perplessi il fatto che dopo 20 anni si arrivi a parlare di queste cose. Cioè, ovviamente dal punto di vista della magistratura sempre sarebbe opportuno che questi collaboratori di giustizia parlassero sin dal primo momento di queste cose, perché proprio perché oggi c'è una legge sempre più stringente su queste cose, e poi diventa sempre più difficile poi a distanza di tanti anni anche ritrovare i riscontri. Un conto se uno si parla di qualcosa nell'immediatezza del fatto, è un conto che se ne parla anni dopo e tutto diventa più complicato. Sai, proprio anche quelle cose vere, perché può rimanere il dubbio, no? Se uno dice una cosa vera o una cosa falsa, ma anche qualora uno sta dicendo una cosa vera, a tanti anni di distanza diventa molto difficile trovare i riscontri perfetti che poi dimostrano che quello che stai dicendo è realmente la verità. Sì, un po' mi è venuto dal farti questa domanda, Aaron, perché un poco sembra che almeno sicuramente il padre di Matteo Messina Denaro, Francesco, fosse ritenuto un massone, e ultimamente questo livello di intreccio della massoneria con le mafie, con l'andrangheta, eccetera, rivela un poco un ambiente che è al di fuori del controllo delle mafie, sta nel mondo delle istituzioni, perché mafiosi possono essere qualcuno che
Massoni, scusa, può essere qualcuno che è nell'ambito politico, nell'ambito dell'alta finanza, avvocati, magistrati, alti livelli dei carabinieri, della polizia, eccetera, eccetera, per cui una persona che dovrebbe essere protetta da questi ambienti rischia di essere scoperta, non potrebbe essere anche... così. Assolutamente sì, è possibile questa cosa, sicuramente, infatti le reticenze che ci sono state molte volte da parte di altri collaboratori di giustizia credo che in parte derivino anche da questo, sicuramente non si può escludere. Certo è che il mondo, questo mondo di mezzo, se vogliamo, tra mafia e parte delle istituzioni, che poi rientra in questo grande, questa grande rete di invisibili o in qualche maniera di dove ci sono appunto quella componente della massoneria deviata, perché comunque anche qui dobbiamo dirlo, c'è massoneria e massoneria, c'è una parte che è anche legale per il nostro paese, ma c'è una grande componente che è deviata. Certo è che qui dentro confluiscono, soprattutto in quella deviata, confluiscono figure che sono poco limpide e poco trasparenti. Questo è un fenomeno che non è finito con la P2, purtroppo, ai noi. C'è un collaboratore di giustizia, invito gli ascoltatori a sentire il processo 'Ndrangheta stragista e cercare su Radio Radicale, tra l'altro un appello, lo dico già adesso, affinché di firmare un appello che c'è per salvare Radio Radicale dalla cancellazione che suo malgrado rischia, perché con il taglio ai finanziamenti pubblici rischia di sparire Radio Radicale. Io posso essere anche d'accordo che che radio e giornali non hanno bisogno di limitare, diciamo, i finanziamenti pubblici per radio e giornali, però quindi gli organi di informazione, però al tempo stesso dico che giusto se si va a togliere all'unica che veramente radio che dal punto di vista nazionale fa un servizio pubblico di quella portata mandando in onda i processi, ecco, c'è qualcosa che andrebbe rivisto all'interno delle nostre istituzioni. Cioè abbiamo una radio che fa il servizio pubblico più della nostra TV di Stato, questo mi sembra un paradosso, insomma, ecco, che si arriva a una situazione di questo tipo. Dicevo questo per dire: andatevi a sentire le deposizioni di Cosimo Virgilio, un soggetto che contemporaneamente era imprenditore al porto di Gioia Tauro, massone dai primi anni 90, uomo di Cosa Nostra, o meglio uomo vicino a un mafioso come Rocco Molè, boss di 'Ndrangheta, e anche contemporaneamente, appunto, ho già detto, uomo dei servizi, perché per i servizi faceva un lavoro specifico all'interno del porto di Gioia Tauro. Ecco tutte queste figure. Lui descrive un mondo all'interno della massoneria deviata, ma anche che si fa sistema e che in qualche maniera condiziona in maniera diretta le scelte economiche, le scelte politiche, le scelte, tanti tipi di scelte che vengono fatte che sono state fatte nel corso di questi anni di storia d'Italia. Ecco, questo è una cosa sicuramente drammatica, e anche questo serve a capire che direzione bisogna prendere per contrastare anche questi tipi di fenomeni. Senti Aaron, noi siamo proprio arrivati a pelo a fine del tempo che ci è riservato. Io ti ringrazio per la tua, veramente, io lo devo dire quasi alla fine di ogni trasmissione, capacità di legare le cose, la chiarezza con la quale ci riporti dati e situazioni anche di molti anni indietro che hanno ripercussioni ad oggi, e veramente ti do un grande abbraccio, un grande grazie a voi. Grazie Aaron. Io approfitto dell'input che mi ha dato qualche minuto fa
Aaron Pettinari, ricordando che venerdì 12 alle ore 20:30 a Villa Frova di Caneva ci sarà l'incontro con l'ex magistrato Carlo Palermo, che presenterà il suo ultimo libro La Bestia, ma sarà molto interessante ascoltarlo per le profonde comprensioni che ha avuto dopo tanti anni in magistratura. Un buonasera a tutti, grazie per essere stati con noi e linea a Massimo Bonella. Sì, dunque di nuovo buonasera a tutti, prendiamo la linea da Venezia, dalla testata Pianeta Oggi TV, per un aggiornamento delle notizie. Agguato, ci spostiamo a Napoli, agguato davanti ad una scuola nel quartiere napoletano di Ponticelli, proprio mentre i bambini entravano in aula. Praticamente si registra un morto, un 57enne, vicino al clan Rinaldi, ferito alle gambe il figlio, 32enne, forse il bersaglio dei killer. Padre e figlio sono stati affiancati da due persone e sono praticamente partiti 15 colpi. Illeso, per fortuna, è il nipotino di 4 anni dell'ucciso, perché i due stavano probabilmente accompagnandolo a scuola. Fatto gravissimo in un orario in cui i bambini e i ragazzi vanno a scuola e la città si mette in movimento, dice il sindaco De Magistris. La preside: chiediamo protezione, qui serve l'esercito. Vediamo se abbiamo altri aggiornamenti. Dall'estero c'è, sì, infatti, dalla Libia, c'è di fatto un caos in Libia. È stata rinviata a data da destinarsi la conferenza a Gadames, che era praticamente a causa di questa alta tensione, una conferenza sulla Libia in programma dal 14 al 16 aprile sotto l'egida delle Nazioni Unite. È stata quindi rinviata, come dicevo, a data da destinarsi. La conferenza avrebbe dovuto indicare la tabella di marcia verso le elezioni. Non possiamo chiedere di prendere parte alla conferenza durante gli scontri a fuoco e gli attacchi aerei, ha ammesso l'inviato speciale dell'ONU, auspicando che si svolga il prima possibile. Ed ora veniamo alla nostra testata. A taglio primo, anche qui un aggiornamento, abbiamo uno speciale dal titolo Nevralgia del Trigenimo, in collaborazione con l'emittente toscana Telidea, che ricordo tra pochi minuti andrà in onda il nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter. Quindi per tutti coloro che ci seguono dalla Versilia fino all'Umbria, di fatto, per quanto riguardano le province di Perugia, Lago Trasimeno, quindi Terni e tutto, poi ritornando su Montefiascone, Monte Amiata, ecco, possono sintonizzarsi sia sui canali locali per quanto riguarda la Bassa Toscana e sul canale regionale, frequenza 190, più precisamente dal Monte Serra. Quindi alle ore 20 il nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter, che tratterà di un argomento molto importante, altresì anche preoccupante, praticamente soldi, inganni e truffe. Quindi potete seguire un'intervista che sottoscritto aveva realizzato ad un noto personaggio anche della televisione italiana, il dottor Elio Alexander De Grandi, intervistato in occasione di un convegno che si era tenuto in provincia di Venezia, nell'interveneziano, in località Favaro Veneto. Quindi ritorniamo qui nella nostra testata a seguire la rubrica di approfondimento giornalistico La Freccia, curata da Margherita Furlan, giornalista indipendente da Roma, e ci propone un'intervista al noto giornalista, scrittore Giulietto Chiesa. Chi ha costruito il muro di Berlino? Quindi molto interessante, vi invito ad andare ad ascoltare. Poi a seguire un altro articolo molto importante, Our Voice in Argentina, le madri di Edesa Palesidos non si arrendono e quindi raccontano purtroppo quello che hanno subito, quello che
purtroppo i loro figli hanno subito. Ecco, molti giovani sono spariti di fatto, anche questo è un altro olocausto da condannare a tutta forza. Poi andiamo avanti, a taglio medio abbiamo nuovamente il nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter, l'arte per la tutela dell'ambiente. Da Pordenone Centro, intervista all'artista Gabriella Gonella con Cristina Gattelle, dove parlano appunto in difesa, come dicevo anche in testa alla trasmissione, degli alberi del loro quartiere, della loro strada dove abitano. Poi ancora un altro articolo importante in collaborazione con Antimafia 2000 dal titolo Seminario Antimafia in Argentina. Poi ancora 300.000 in piazza Buenos Aires, a 43 anni dalla dittatura argentina il popolo resiste contro l'autoritarismo. Poi ancora la freccia, sempre di Margherita Furlane, e quindi i nostri tre speciali in coda, diciamo in basso alla home page, dedicati all'orrore delle foibe. Speciali di Pianeta Oggi Reporter, realizzati dal sottoscritto. 19.56, vediamo se abbiamo qualche ultimissima notizia da darvi al volo. No, non ci risulta niente di rilevante, quindi io direi a questo punto di chiudere qui dalla nostra testata Pianeta Oggi TV da Venezia. Linea dunque che ritorna a Treviso a Rosario Moreno per la sigla poi di chiusura. Grazie per averci seguito. Sta per andare in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo su Radio Science.